Un focolaio all'interno dell'ospedale infermi a Rimini, contagiati 8 pazienti e 6 operatori, di cui almeno 4 infermieri positivi al Covid-19. 14 casi sviluppatisi all'interno della geriatria, un reparto con pazienti già di per sé molto fragili per la loro età e le loro patologie croniche. A confermare la notizia è stata la direzione sanitaria dell'ASL Romagna. Secondo quanto riferisce l'azienda sanitaria di Rimini, mercoledì, a seguito di esami precauzionali eseguiti su pazienti in dimissione e diretti verso strutture residenziali, è emersa la positività proprio di un paziente che stava per essere ricondotto in RSA. Da qui la decisione di ampliare il test anche agli altri ricoverati, e altre 6 donne e un uomo sono così risultati positivi. Secondo l'ASL, le 8 positività sono tra i pazienti asintomatici, ma anche 6 operatori sono positivi. Di questi, 4 sono infermieri che si troverebbero già a casa, alcuni già con sintomi febbrili. La direzione medica ha provveduto subito a porre i pazienti in isolamento in attesa di definire il quadro della situazione. I pazienti esterni che abbiano bisogno di ricovero in geriatria vengono indirizzati in altri reparti. Secondo quanto riferisce la stessa ASL, in corso l'indagine epidemiologica per individuare la fonte delle positività e contenerne il più possibile l'ulteriore diffusione. Da settimane chi operava nel reparto di geriatria dell'ospedale infermi chiedeva aiuto ai diretti superiori. A fine febbraio e per tutto il mese di marzo si sarebbero susseguite telefonate ed email per ottenere i dispositivi di protezione, mascherine FFP2, camici idrorepellenti, sentendosi rispondere che geriatria era un reparto no COVID e che quell'attrezzatura andava usata solo per particolari manovre con pazienti con problemi respiratori.